saluto a tutti e bentornati su Zenith Factory. Allora, siamo ritornati su Skyforge, uno degli MMO più belli che ho potuto provare in questi giorni. Allora, i più vecchi iscritti sicuramente si ricorderanno del video che ho fatto da me, un video parlavo usando il prodotto Cervo. Mentre invece adesso il gioco è finalmente uscito dal giro di beta, quindi è possibile giocarlo pienamente con i suoi contenuti. Devo dire che c'è tanta carne al fuoco, è veramente qualcosa di... Ma perché parlarne? Andiamo subito a provarlo. Eccoci in game. Allora ragazzi, io ho bloccato... più o meno bloccato gli FPS a 30, come vedete in alto a sinistra, non so se si vedrà nel video finale, però ho bloccato gli FPS più o meno sui 30 perché questo qua è un video più che altro di prova del nuovo programma che ho scaricato per registrare i file sul PC, visto che ho cambiato scheda grafica e l'Nvidia GeForce Experience ovviamente me la sogno ormai che non c'ho più l'Nvidia. Quindi allora, come vedete il gioco ha una grafica particolarmente curata, almeno a me piace un casino, sembra uno di quei giochi AAA che si vedono su PC, su console, cioè, ma neanche su console, perché è una grafica ancora più bella. Mi piace un casino a me questa ambientazione fantascientifica. Allora, molti forse non si ricordano la storia, magari non l'hanno mai sentita, che il video è un po' vecchio, di un po' di mesi fa. La storia è semplice: noi siamo una persona, un essere umano che abitava sul pianeta Terra, siamo stati uccisi da un attacco dei mostri e siamo risuscitati come eroi grazie agli dei, e adesso combattiamo per gli dei in questa specie di associazione, questa Justice League, per diventare alla nostra volta degli dei e salvare la Terra. Però ovviamente c'è un traditore che sta cercando di distruggere la Terra, o l'associazione, non ho ancora ben capito, e dovrebbe essere un dio che sta facendo il doppio gioco. Quindi dobbiamo scoprire chi è, come mai, cosa fa, perché su tutto dobbiamo scoprire ancora. Allora, il gioco è molto simile come meccaniche a Destiny, perché non è un open world, ma ha delle zone esplorabili, degli assalti, dei raid, ambienti pubblici dove girare con gli altri giocatori, dove giocare con altri giocatori, e quindi si presenta una sorta di Destiny come meccaniche di gioco, però non c'entra praticamente niente con Destiny. Questa è la mappa di gioco, la mappa è il planetario dove si può scegliere dove andare. Tipo, questo è un assalto Kiris, l'ho già fatto questo tra l'altro, 14 minuti di completamento, medio, difficoltà normale, e sbloccheremo questi esagoni verdi che sono dei potenziamenti per il personaggio, che servono per potenziare il personaggio. Poi, come vedete qua abbiamo i Gorgonidi, che sono degli eventi che... fa parte di quegli eventi che capitano ogni tot di tempo nel gioco. Questo qua è l'invasione dei Gorgonidi sul pianeta Terra, e questa è la barra di completamento che tutti noi giocatori dobbiamo prendere. Questi token che vedete qua su questa stella, che dando missioni, assalti, ci daranno dei token che, sommate tutti quelli degli altri giocatori, aumenteranno le difese della Terra, quindi la nostra potenza, le nostre difese quando affronteremo l'evento delle Gorgonidi. Stessa cosa per i Mechanoids, sono un po' più recente, però funziona allo stesso modo. Questi qua sono i token dei Gorgonidi, dei Mechanoids, sopra questa stella qua che sto facendo vedere con mouse, e anche qua dovremo cercare di riempire la barra per avere più benefici. Ok, poi ci sono le battaglie, che sono eventi PvP, però non ne ho mai provati e non mi interessa, ma non piace il PvP nei MMO, scusate. Gli assalti, e poi ci sono le regioni aperte dove ci sono tutte le varie missioni secondarie del gioco da fare, oppure della storia principale, dipende. Se avete missioni da fare in questa zona potete giocare. Questo qua è da soli, non si può giocare in coop, penso, perché non c'è scritto qui. Mentre invece gli assalti, tipo questo, si possono completare con compagni, amici, oppure si può semplicemente cercare qualcuno con cui farli.
tipo qua. C'è la possibilità di trovare un gruppo e farlo. Vediamo se... Beh, facciamo questo, dai. Questo non l'ho mai fatto, vediamo un po' com'è. Difficoltà normale, noi siamo... qua per vedere la potenza del proprio personaggio c'è la classe, ci sono i punti prestigio qua in alto a sinistra, che sono dati dalle varie statistiche del personaggio e dall'equipaggiamento, l'arma eccetera. Funziona un po' come le ultime update di Destiny, che c'è i punti luce che vi dicono quanto è veramente forte un guardiano, non solo più di livello. Questa è un'altra similitudine con Destiny, però penso che si fermino qua un po' le similitudini, il gioco è ben diverso. Allora, adesso qua un attimo che trova partita. Ok, siamo arrivati ragazzi. Questo praticamente è la schermata iniziale dell'assalto. In base al numero di nemici che uccideremo, al fatto che se ci uccideranno o meno i nemici, otterremo delle stelle che ci aumenterà la ricompensa finale. Vedete, anche gli ambienti non sono fatti male, sono molto carini. Ora, quelli là sono già partiti e mi hanno abbandonato. Però mi hanno lasciato un bel po' di ricompense. Però mi sa che sono belli forti questi, vediamo. Infatti, 65.000 di punti prestigio uno e l'altro. No, non lo vedo. Vabbè, comunque sono più forti sicuramente di me. Qua è la schivata, che noi ne abbiamo tre con la nostra classe, che sono molto utili nel momento in cui ci sono attacchi ad area e noi siamo dentro. Tutto questo, vi dicevo, la 1 è 60.000, l'altro 213.000, cioè questo vi fa capire quanto sono insignificanti io con i miei 1000 punti di prestigio. Questa è una specie di fatality, con il nemico a poca vita possiamo finirlo con il tasto E e ci darà punti bonus per l'averlo ucciso così. Questo è un boss. Tanto sono qua. È simile a uno che ho affrontato in una zona libera del gioco. Ma cazzo, non mi guardare così, fai paura. Pezzo di merda. Uno scudo che possiamo mettere al nostro paladino, e noi siamo una specie di tank. Si chiama paladino, ma alla fin fine è un tank questo personaggio che ce l'ho io, e quindi c'ha abbastanza vita e soprattutto c'ha un paio di skill di difesa con uno scudo. In più abbiamo anche lo sconquassamento del terreno, che adesso però mi fa attacco ad aria, penso di me. Il sistema di combattimento è tipo un piccolo boss, precisiamo questo. Più il sistema di combattimento è molto simile a quello di One Piece, Pirate Warriors 3, che ho portato recentemente sul canale, oppure anche Dynasty Warriors, Samurai Warriors, quel genere lì. E cioè che avremo un attacco principale che adesso è sul tasto sinistro, in più un attacco secondario, un attacco pesante diciamo, che sul tasto destro del mouse. Praticamente utilizzando questi attacchi insieme potremo effettuare delle combo con le quali faremo più o meno danno, faremo attacchi a un singolo nemico, attacchi ad area, dipende poi dal personaggio che abbiamo e dalle skill eccetera. Però è un bel sistema di combo, di combattimento, veramente bello. Qua però stanno facendo fuori tutti loro. Io sfrutterei con sconquassamento del terreno questo. Fa la differenza direi.
L'altra cosa bella è che alla fine di ogni combattimento qualsiasi nemico ci si ricaricherà la vita, quindi bisogna solo cercare di, quando si fanno combattimenti lunghi contro il boss o tanti nemici, non aggiungerne altri, perché sennò non si ricaricherà la vita e tanti cari sempre. Vedete, i boss hanno molte barre vita, tipo questa ne aveva 10. Poi ovviamente ogni boss c'ha, che so, 10.000 barre vita, cioè 10 barre vita da 10.000, e invece i boss è a sé stante. Sono boss un po' più coriaci, boss meno coriaci ma che hanno abilità devastanti. Sono sicuro che non mettete alcuni che la mettete. Cioè già all'inizio gioco sono abbastanza tosti. Questi per fortuna, questo è abbastanza lungo di vita, c'è tanta vita, però non si riesce a far fuori abbastanza velocemente. Ok, ce l'abbiamo fatta, abbiamo preso una spada, un bel po' di anelli, tanti equipaggiamenti utili. Fortuna questi qua erano forti, 213.000 e 65.000. Bene, possiamo tornare alla base. Questa è la schermata di completamento dell'assalto. Mi ha preso solo due stelline, purtroppo mi ha fatto abbastanza in fretta. Non abbiamo esplorato bene l'assalto, però vabbè. Abbiamo preso le nostre ricompense. Torniamo alla base. Bene, questa spiegazione sommaria del gioco vi lascio. Se volete altri video di questo gioco ditemelo, io ve li faccio molto volentieri, perché il gioco mi sta prendendo, è già 4-5 giorni che ci sto giocando e non mi ha nemmeno minimamente stufato, perché ci sono, ogni livello c'ha nuovi personaggi, nuovi nemici, poi la storia è abbastanza bella, vincente, e tutto, anche le abilità che sto sbloccando sono sempre belle, nuove, c'è tanta roba da fare e poi visivamente molto bello, quindi mi fa venire voglia di andare avanti e vedere ancora fin dove può arrivare l'epicità di questo gioco. Detto questo, concludo questo video, spero che vi sia piaciuto, un saluto a tutti e alla prossima. Ricordatevi, se vi piace il video lasciate un like, iscrivetevi al canale e ditemi se ne volete altri.